Un volume per affrontare i temi caldi degli ultimi anni, quelli che, secondo l'autrice ex parlamentare e ricercatrice dell'IRES, hanno lasciato ferite profonde non solo nell'economia piemontese, ma anche in quella di tutto il nostro paese. Il saggio intitolato Il Piemonte oltre la crisi di Cristina Bargero è edito nei primi mesi del 2018 da Interlinea Edizioni ed è stato presentato nel broletto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria. Nel testo l'autrice casalese traccia un'analisi dei dati e delle condizioni economiche delle famiglie piemontesi, dell'andamento di industria, agricoltura, turismo, logistica, banche e credito, senza trascurare la problematica del policentrismo che affligge il Piemonte e le metamorfosi del triangolo industriale. Ne hanno parlato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Pierangelo Taverna, e l'amministratore delegato di AMAG-SPA, Mauro Bressan, moderatrice dell'incontro Antonella Mariotti, giornalista del quotidiano La Stampa. È un testo che nasce un po' da una duplice esperienza che ho avuto sia di ricercatrice sia di parlamentare della scorsa legislatura e... I dati ci dicono che il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle, anche se probabilmente la nostra regione e più di altre regioni del nord, soprattutto del nord avanzato, ha subito i contraccolpi di una crisi che è profonda, che è stata una crisi non solo finanziaria, ma una crisi dell'industria manifatturiera. Noi abbiamo perso in questi anni grossa capacità produttiva. Ci sono dei segnali di ripresa legati sia a una congiuntura che è un po' più favorevole. Sia anche a una serie di misure che sono state attuate negli anni: che da una parte hanno uh, mirato a risanare i conti pubblici e dall'altra hanno dato delle direttive di sviluppo. Certo adesso noi siamo da Alessandria quindi. Un focus su Alessandria è opportuno farlo, noi abbiamo alcuni fattori di debolezza che sono legati soprattutto alla demografia, la nostra è una delle province assieme a Biella più vecchia del Piemonte e se noi guardiamo tutti gli studi economici ci dicono che sono le regioni più giovani, quelle più dinamiche, più attrattive di investimenti, quelle che crescono di più, quindi probabilmente è necessario anche cercare di investire in politiche sociali, in politiche che aiutino a crescere le famiglie, che aiutino a svecchiare un po' la nostra provincia.